Ok ragazzi, ci siamo, è uscito Vulcano, il nostro terzo programma di allenamento. Questa volta un programma incentrato sulla fase di cut, quindi per aiutarvi ad affrontare questo cut estivo. E quindi in questo video cercherò di presentarvelo e spiegarvi com'è impostato. Allora, primo discorso riguardo a Vulcano, lo faccio per tutti i programmi, però ci tengo a dirlo, non è un programma per tutti, nel senso che se avete già il concetto di un programma che prendete, stampate e riapplicate in palestra, ecco, i nostri programmi non sono assolutamente strutturati così. Dentro Vulcano ci sono più di 180 allenamenti, quasi 200 a dire il vero, perché è un po' più lungo degli altri, e logicamente non vi chiediamo di farli tutti quanti, ma dovete essere voi a scegliere quali impostare nelle vostre diverse settimane di lavoro. E ad ogni modo Vulcano prevede di lavorare tra le 14 e le 20 settimane, quindi di nuovo è un programma un po' più lungo, questo per assicurarvi di raggiungere i vostri risultati della fase di cut. Ovviamente nel programma viene spiegato come impostare le diverse settimane, come scegliere i diversi allenamenti, e la base è di scegliere in base alla vostra struttura, alle vostre esigenze e soprattutto ai vostri distretti carenti e quelli che volete salvaguardare di più e su cui volete puntare di più anche in questa fase di cut. Allora, Vulcano in effetti è piuttosto diverso dagli altri programmi perché si tratta di una fase di definizione, primo punto. Quindi logicamente nell'impostare la split non dovrete basarvi tanto su quelli che sono i distretti che volete sviluppare di più, no? Perché su Vulcano non è richiesto un miglioramento di performance. Logicamente ci sono sempre degli esercizi madre che terremo come indice della vostra performance, dell'andamento della vostra performance in palestra, però in realtà non dovete migliorare su una variabile specifica. Questa è la prima differenza importante rispetto a tutti gli altri programmi. Vulcano è un programma particolarmente denso in realtà, ma non è la densità la variabile su cui vogliamo puntare, è un programma sicuramente molto molto intenso ed è diviso questa volta in quattro diverse fasi. La prima fase è una fase di preparazione. La fase di preparazione, come tutti gli altri programmi, è una fase in cui prevediamo di aumentare gradualmente l'intensità di lavoro. Quindi che cosa vuol dire questo? Che rispetto alla prima settimana, nella seconda ci sarà più effort da dover dare, quindi dovete spremervi di più, nella terza settimana dovete spremervi ancora di più, così nella quarta, così fino alla sesta. Sono sei settimane di fase di preparazione. Perché questo? Perché quello che voglio inizialmente è che andate a modulare, a creare un vostro termometro di intensità. In questo modo saprete esattamente quando l'intensità va a calare, perché se vi facciamo iniziare subito con intensità elevata, non vi accorgerete che man mano questa intensità andrà a diminuire, mentre invece se provate tutti i vari gradi, i vari step di intensità, allora appena questa intensità va a calare successivamente nelle fasi successive, ve ne accorgerete immediatamente. E oltre a questo, logicamente, arrivare a intensità elevate richiede tempo, richiede lavoro, quindi questa prima fase di preparazione è una fase preparatoria per tutto quel che verrà dopo. La seconda fase è una fase di blasting, nel senso che una volta che abbiamo raggiunto una buona intensità di lavoro, andremo ad aumentare il volume. Ora, rispetto agli altri programmi, Vulcano è molto molto più denso, quindi tutte queste fasi sono strutturate con recuperi incompleti, ossia non vi chiedo più di recuperare a sensazione, ma ci saranno dei recuperi ben specifici, scritti, determinati, e nel caso in cui abbiate dei dubbi il recupero è più o meno di 60 secondi, quindi lavorerete a pistone e sicuramente la densità e l'effort che dovrete dare in questo programma è molto molto alto. La seconda fase, che è la fase di blasting, dura dalle 3 alle 6 settimane in base a come vi vedete allo specchio, perché in tutte queste fasi poi ci sono dei suggerimenti per quanto riguarda la gestione dell'alimentazione, ma su questo torneremo tra un attimo. Dopo questa fase di blasting, in cui avrete dato veramente veramente tanto, ci sarà una piccola fase di scarico che dura una o due settimane, in modo da farvi recuperare energia e soprattutto perdere quello stato di infiammazione che avete accumulato nell'arco di queste 12 settimane. Ora, conclusa questa piccola fase di scarico, si ritorna in una seconda fase di blasting, o meglio una fase, come vedremo, di reverse. E in questa fase, di nuovo, andremo ad aumentare ancora il volume, quindi ripartiremo con un'intensità elevata subito di botto e andremo a picchiare ancora di più del volume. Quindi godetevi al massimo ovviamente la fase di scarico, che serve per rigenerarvi e proseguire in quest'ultimo step, in quest'ultima fase di allenamento. Ora, come ho detto, il programma rispetto agli altri ha anche una parte alimentare, quindi tutte queste fasi non sono scelte a caso, non sono impostate soltanto con un'ottica di allenamento, perché l'abbiamo già detto più volte, durante una fase di cut l'allenamento è funzionale alla scelta alimentare che avete impostato. Quindi nello specifico la prima parte,
in prima introduzione di Vulcano, c'è un overview di tutte le diverse strategie di cut che possono essere attuate, quindi alti carbo, bassi carbo, cycling, eccetera, e perché, quali sono i pro e i contro, insomma, delle diverse strategie, cose che comunque ho ampiamente trattato in altri video qua su YouTube. E detto questo, fatta questa panoramica generale, andremo a denucleare la strategia che abbiamo scelto per Vulcano, che è in generale la strategia che attualmente viene utilizzata di più, che è stata più vista essere efficace e che vi permetterà di raggiungere presto una BF abbastanza bassa o comunque la BF target che vi siete impostati, ma soprattutto di arrivare alla fine del programma che non solo sarete tirati ma sarete pieni e vascolarizzati, quindi l'ultimo step, come abbiamo visto, è uno step che vuole farvi raggiungere proprio la vostra top condition. Ora, come è impostata quindi questa alimentazione a grandi linee? Possiamo dire che la prima fase di preparazione, la fase di blasting iniziale, sono delle fasi in cui quello che vogliamo è raggiungere presto la BF obiettivo, quindi nel giro di 12 settimane capite bene che dovete aver raggiunto la vostra BF target. Ora, voglio essere chiaro su una cosa: il fatto che alla fine delle 12 settimane abbiate quella determinata BF non vuol dire che sarete in top condition, perché questa strategia prevede anche di farvi arrivare abbastanza vuoti, depletati ed anche infiammati, perché dovrete sopportare un approccio di allenamento molto molto intenso. Però detto questo, d'altro canto c'è la fase di scarico in cui già inizierete a vedervi più puliti, inizierete a perdere acqua, le gambe soprattutto si rigenereranno, andranno a perdere molto di quelle che è l'infiammazione, quindi andranno a definirsi, e da là inizia il bello, perché nella successiva fase, che è la fase di reverse, inizieremo gradualmente a aumentare i carboidrati, diminuiremo inizialmente i grassi e assisterete a un effetto di motore che inizia a girare, inizia a girare tanto. In effetti tutto il piano è proprio pensato per essere canalizzato in questa fase, nel senso che, come viene consigliato di strutturare l'alimentazione passo dopo passo, non rischierete di andare a reprimere troppo il vostro metabolismo, non rischierete di arrivare a calorie troppo basse, ma il metabolismo sarà pronto ai blocchi di partenza per essere fatto ripartire alla grande. E la fase reverse è volta proprio a questo, nel senso che ho raggiunto la mia BF, non voglio diminuire oltre, ma quello che devo fare è riempire i miei ventri muscolari, quindi gradualmente l'allenamento e l'alimentazione vengono impostati proprio per farvi riempire questi ventri. E si badi, perché l'aspetto più interessante del programma è che viene consigliato come gestire i distretti carenti, i distretti avanti, ma soprattutto i distretti che tendono a svuotarsi di più. Quindi in base a come state messi, in base a come vi vedete, ecco, il programma vi suggerisce gradualmente se aumentare, diminuire la frequenza, aumentare l'intensità, insomma viene personalizzato proprio per tutte le evenienze in cui incorrerete durante questa fase di definizione. E nella fase di reverse, alla fine, che ha una durata di 3-6 settimane, assisterete a questi ventri muscolari che saranno molto più pieni e che vi faranno vedere anche molto più asciutti, perché quella poca BF che avete a livello sottocutaneo andrà a spalmarsi su un ventre molto più pieno. Quindi l'effetto sarà veramente veramente atomico, sarete vascolarizzati e riacquisterete finalmente la gioia di allenarvi e il pump in allenamento. Quindi questa è una panoramica generale del programma, poi per tutto il resto trovate logicamente il link qua sotto per scaricarlo. Ora, per tutte le domande che avrete nel corso del programma, io ci tengo sempre a ribadirlo, non siete soli, nel senso che all'interno del programma c'è un link per iscrivervi al nostro gruppo riservato a chiunque utilizzi i nostri programmi, in cui non soltanto noi ma anche i membri del gruppo intervengono per darsi man forte, a condividere le loro esperienze al limite della morte o dello svenimento quantomeno, e soprattutto per darvi una mano per impostare tutto quanto al meglio. Quindi fate le vostre proposte, chiedete consigli e ci saremo noi a seguirvi passo dopo passo nell'applicazione del programma vero e proprio. E oltre a questo, logicamente quello che ci tengo a ribadire è che il programma ha un grande effetto, un grande valore formativo, nel senso che non solo c'è tutta la parte in cui si spiega come gestire l'alimentazione e i pro e i contro di diverse strategie, ma anche il programma stesso vi insegna ad utilizzare, a modulare l'allenamento in base a quelle che sono le vostre esigenze, quella che è la vostra frequenza ideale, perché come Tizio vuole allenarsi 3 volte a settimana, Caio magari vuole allenarsi 6, quelli che sono i vostri distretti carenti, i distretti che vi si svuotano prima, i distretti su cui volete puntare in generale per ritrovare l'armonia, perché di nuovo la fase di cut e il raggiungimento della top condition è molto una gestione dei diversi distretti muscolari in modo da arrivare con una giusta proporzione. Quindi se ho delle braccia che sono carenti, voglio arrivare con le braccia che sono piene e magari il petto un filino, giusto un filino svuotato, in modo da ritrovare proporzioni e simmetrie. Insomma, tutte queste cose vengono spiegate nel programma, come modulare tutto quanto. E detto questo, io aspetto i vostri commenti e non vedo l'ora di sapere
cosa proverete provando quelle cose, perché ragazzi sono veramente veramente stato cattivo questa volta, però d'altronde è là che potete fare la differenza.